Gianni Colacione dal congresso, dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale a Roma all'Hotel Summit. Siamo alla seconda sessione di questo congresso, terzo giorno. Siamo in compagnia di Alba Montori, che non necessita di ulteriori presentazioni. È una logorroica ben nota. Allora, per prima cosa, prima che mi dimentico, la Fondazione Massimo Consoli, insieme a Certi Diritti Roma, ma Certi Diritti e Certi Diritti, intende ricordare, anzi celebrare, il compleanno postumo di Massimo Consoli, come facciamo tutti gli anni, come facevamo quando era vivo, ma continuiamo pure dopo, ovviamente, domani con una mostra che si svolgerà in un luogo non gay ufficialmente, perché siamo abbastanza stufi di questa forma di autoquestizzazione per cui bisogna sempre andare nei locali gay, nei posti gay, i gay, musica per le mie orecchie, ecco. No, anche per le mie, perché le donne si occupano di donne, i gay si occupano di gay, basta, trans di... Basta, siamo persone, siamo cittadini dello Stato italiano, siamo cittadini della Repubblica Italiana, che non è fondata sul lavoro, è fondata sui cittadini, e siccome i cittadini sono tutti uguali, allora non ce ne frega niente, sapesse uno quello che fa a letto, ecco. Comunque, questo tanto per dire. Domani ci riuniamo, noi abbiamo deciso di fare questa celebrazione con una piccola mostra di fotografie lasciateci da Massimo, che sono fotografie molto particolari, non nel senso che pensavate voi, non nel senso quello lì da guardoni eccetera, no, fotografie particolari sul piano storico. Cepelliamo la presunzione di innocenza. Sì, sul piano storico dell'evoluzione del pensiero e delle lotte per i diritti di tutti, omosessuali compresi, ecco. E queste fotografie sono state collocate in un posto molto particolare, che è il centro Habitat Mediterraneo a Ostia, che si trova, che è un posto delizioso. Ostia dove? Ostia Lido, nella zona dell'Idroscalo. Praticamente il centro Habitat Mediterraneo è un'oasi naturale, non naturale, è diventata naturale, ma non esisteva, è stata un'oasi creata nell'area dove è stato ammazzato Pasolini, con un parco, con un laghetto nel quale oramai nidificano un sacco, 200 specie di uccelli che non vanno da nessun'altra parte tranne che lì, ed è un posto veramente stupendo, posto delizioso. Ci è sembrato tra l'altro molto adatto, perché la LIPU è la Lega per la Protezione degli Uccelli, e quindi ci sta benissimo. Sicuramente Massimo avrebbe apprezzato molto. A questo punto di appelli tu fa la protezione di innocenza, mi sembra che qui è univoca. No, non c'è problema, non c'è problema. Comunque domani faremo questa piccola cerimonia e ovviamente il centro Habitat Mediterraneo è aperto domani mattina dalle 10 fino all'1, poi ci sarà un break e poi riapre alle 3 fino alle 6 del pomeriggio. Penso che nel pomeriggio faremo questa piccola cerimonia brindando con un vino speciale e con delle cose che sono state preparate proprio speciali per la LIPU, e quindi ci sembra molto divertente questa cosa. Noi festeggiamo i compleanni e non vogliamo ricordare le date di morte, perché la morte è semplicemente un passaggio, quindi molto meglio stabilire quando, ricordare casomai quando uno è nato. È più, insomma, non possiamo festeggiare tutto, le morti, i compleanni, no? Festeggiamo i compleanni, ecco. E quindi domani mattina, ripeto, si apre questa piccola mostra che è intitolata Scatti Speciali, dedicata a Massimo Consoli, ma è di Massimo Consoli, per festeggiare il suo compleanno, dalle 10 di mattina al centro Habitat Mediterraneo, Ostia Lido, via dell'Idroscalo, angolo porto di Ostia, quindi è abbastanza semplice anche da trovare. E poi il pomeriggio dalle 3 alle 6 del pomeriggio.
Alba, siccome noi abbiamo, diciamo, l'aspirazione e forse il velleitarismo di raggiungere su internet anche chi non è radicale, anche perché insomma, vorremmo convogliarlo, vogliamo dire un attimo chi era Massimo Consoli in modo sintetico quanto più possibile e anche che compleanno è, che quanti anni avrebbe festeggiato? Dunque, Massimo è nato nel 1943, in piena guerra, no? E ha descritto in modo molto divertente la sua nascita e la sua, come è riuscito a sopravvivere i primi giorni della sua vita, che era un periodo veramente pesante a Roma. Lui ovviamente è nato a Roma. Ha descritto tutto questo in una specie di autobiografia che è intitolata Affetti speciali, nella quale poi racconta anche tutte le sue avventure di omosessuale che, avendo scoperto di essere omosessuale, poi scopre a un certo punto della sua vita di non essere l'unico omosessuale presente sulla faccia del pianeta, e a questo punto comincia a pensare, a chiedersi come mai gli omosessuali vengono discriminati rispetto a quelli che non sono omosessuali in un paese e, diciamo, in una società che parla tanto di uguaglianza, di democrazia, eccetera eccetera. Che c'entra questo con l'essere radicali? Beh, Massimo non so se fosse radicale o meno. Con lui ci siamo conosciuti però nel 1964 a una riunione di anarchici. A Roma c'erano anche le riunioni di anarchici ed erano molto divertenti le riunioni di anarchici negli anni 60, perché iniziavano con grandi discussioni su questioni molto ideologiche e a un certo punto gli animi molto presto si infiammavano e le discussioni terminavano in genere con gente che si lanciava le sedie l'un l'altro attraverso tutta la sala. Tutto ciò avveniva normalmente in un posto che si chiamava la Casa della Cultura, che purtroppo non esiste più. A Roma non esiste più la Casa della Cultura. E la casa, dove stava? La Casa della Cultura si trovava accanto, praticamente, non proprio accanto, ma si trovava però abbastanza vicino a dove c'è oggi il Teatro Argentina, che allora era chiuso perché era in restauro perenne da prima della guerra. E quindi questa casa della, in realtà la Casa della Cultura era semplicemente questo enorme stanzone popolato di sedie d'osteria dove noi ci incontravamo e dove la gente si incontrava e discuteva di tutto, e discuteva anche molto, molto, ripeto, animatamente. Quindi queste sedie erano normalmente quasi sempre scassatissime. Però, le teste si scassavano? No, poi in effetti non ci si faceva male, le teste erano dure, poi insomma non è che ci si voleva fare del male. Diciamo, tirarsi le sedie appresso, quello con oggetti vari, tipo i libri, queste cose, significava semplicemente sottolineare con una certa enfasi la partecipazione emotiva a quello che si stava discutendo. Ecco. Non c'erano intenti violenti, reali, no, nei confronti degli altri. Era semplicemente un modo, una sorta di punteggiatura, un po' come i punti esclamativi, insomma. Però indubbiamente questa stanza sembrava un campo di battaglia quando uscivamo. Non so chi è che ne rimettesse a posto, ma qualcuno lo faceva. Mi sono sempre chiesta chi era che lo faceva. Per quella grande stanza, che era grande parecchio, sì, è abbastanza grande, è passata probabilmente un sacco di gente che poi è diventata anche molto importante. Una delle, tanto per di uno, no? Oltre a Massimo, a una di queste riunioni ho incontrato, è nata un'altra amicizia, poi nascono delle amicizie anche molto belle, che sono durate anche anni. Un'altra delle amicizie che sono nate lì, mie amicizie che sono nate lì, è stata quella con Alex Langer. Alex Langer io l'ho conosciuto alla Casa della Cultura a Roma, non so che era venuto a fare a Roma, ed era buffissimo perché lui parlava italiano ma con un pesante accento altatesino, parlava tutto così, no? Era tremendo, diceva tutte queste cose. Adesso potrebbe essere preso in giro perché gli ricorderebbe Ratzinger, ecco. In realtà lui era un altatesino molto molto vivace e molto autonomista. Lui era per l'autonomia del Sud Tirolo
e anche molto ferocemente per l'autonomia del Sud Tirolo, e anche non era un non violento, insomma i non violenti lì non c'erano in circolazione. Anzi proprio non se ne parlava di non violenza. È un vicino di casa di Mino Welby. Non lo so, non ho idea. Non lo so, non ho idea, però ci siamo conosciuti lì e poi ci siamo, le nostre strade hanno continuato a incrociarsi tante volte fino a che lui non se n'è andato in quel modo così terribile. Vabbè. Comunque, ma per tornare a Massimo, con Massimo ci siamo conosciuti lì e io ancora mi ricordo che una delle cose sulle quali poi continuammo a discutere quando siamo usciti fuori è stata la questione dell'omosessualità, perché lui non osava parlare di omosessualità, un po' con una ragazza, mi sembrava strano, no? E credo di essere stata io a aver approcciato la questione, perché per me era una cosa normalissima, intendo dire. Io ho avuto un'enorme fortuna nella mia vita, quella di nascere da genitori che avevano mezzo secolo minimo più di me, intanto, ma erano persone estremamente aperte culturalmente parlando e non avevano, come posso dire, pregiudizi riguardo alla libertà. Anzi, avevano una forte tendenza entrambi a sollecitare in tutte le maniere la mia libertà di movimenti, tenendo comunque ben chiaro che libertà significa responsabilità. Quindi per me binomio libertà e responsabilità è una cosa, come dire, che fa parte del mio DNA, no? E però sono stata molto fortunata, perché questo in un mondo in cui la maggior parte dei bambini e poi dei ragazzi non era assolutamente libero, considerato libero dai genitori, sicuramente mi poneva in una condizione privilegiata.